Terminato lo stretching, è ora il momento della fase 1 del Total Body. Ricordatevi, vi mostriamo tutti i livelli. Livello 1 con Carol, livello 2 con Nicola e livello 3 con Gary. Partiamo con degli squat. Mettetevi nella giusta posizione in base ai 3 diversi livelli. Se già conoscete questo esercizio, sapete che abbiamo squat leggeri, medi e profondi. Posizione dello squat, braccia incrociate, trovate il vostro livello e sedetevi. Petto in fuori e tornate su. Poi ancora giù. Ricordatevi che le ginocchia devono essere in linea con le dita dei piedi. Tornate su. Non dovete mai oltrepassare la linea dei piedi. Il peso è tutto sui talloni. Tornate giù. Mantenete la posizione. Più squat fate e più facilmente trovate la giusta posizione. Un buon metodo per trovarla è immaginare di sedervi su una sedia. Sedetevi e poi alzatevi. A volte qualcuno mette proprio una sedia dietro di sé per ricordarsi il movimento. Ancora giù. Tornate su. Di nuovo giù. Mantenete. L'ultimo. Fatelo bene. Correttamente. Tornate su. Facciamone un'altra serie. Sciogliamo un po' e ricominciamo. Posizione. Ricordatevi il vostro livello. Pancia dritta, petto in fuori e sedetevi. Mantenete e tornate su. È difficile pensare ogni volta ad ogni singola fase che gli esercizi di squat comportano. Bisogna sedersi, assicurarsi che le ginocchia siano nella posizione corretta, andare su e poi giù. Fare attenzione che il peso del corpo sia sui talloni. Ora andate giù, mantenete e ricordatevi di respirare sempre correttamente. Mantenete il busto ben dritto. Tornate giù e mantenete. Respirate e tornate giù. Trovate il vostro livello. Decidete voi quando aumentare. Siete voi il vostro capo. Decidete voi quando fare uno squat più profondo. L'ultimo, fatelo bene. Mantenete e respirate, tornate su. Sapete che l'equilibrio è molto importante. Faremo un esercizio di equilibrio su un arto. Quello che faremo appunto è stare in equilibrio su una gamba. Rimanete stabili, dritti col busto. Bene. Osservate tutti i livelli. Nel livello 1 si scende solo un po', lavorando bene con il busto. Indietro e poi avanti. Indietro e avanti. Nel livello 2 si va un po' più avanti. E nel livello 3 si scende molto in basso, con un po' di rotazione. Senti la rotazione in questo modo. Ottimo lavoro, Gary. Fanne un altro. Su. L'ultimo. Dai. Rilassa. Ora l'altra gamba. Dovete sempre trovare il vostro livello. Andate giù e poi su. Se non vi sentite in equilibrio, contraete gli addominali. Assicuratevi che il braccio sia a 90 gradi. Contraete gli addominali e concentratevi. Potete perdere l'equilibrio, ma più ci lavorate e più riuscirete a raggiungere la stabilità. L'importante è lavorare concentrandovi sui muscoli del busto. L'equilibrio del busto è importante nella vita di tutti i giorni. Fate l'ultimo, ancora uno. Ora facciamo la seconda serie. Conoscete già l'esercizio, quindi potete concentrarvi meglio sui movimenti. Pronti? Andiamo. Di nuovo potete aumentare e raggiungere una maggiore rotazione. Ma se non siete pronti neanche a piegarvi, potete anche semplicemente stare in equilibrio su una gamba con il ginocchio a 90 gradi e mantenere. Non potete immaginare quanto il vostro corpo debba lavorare solo per restare in equilibrio su una gamba.
Quando fate questo esercizio, assicuratevi che il ginocchio non vada oltre la linea dei piedi. Fatene un altro, molto bene. Un'altra serie. Andate avanti e tornate su. Avanti e ancora su. Bene. Contraete bene gli addominali durante il movimento. Concentratevi e guardate fisso un punto mentre fate l'esercizio per aiutarvi a mantenere l'equilibrio. Bene. Ricordatevi di respirare. Fatene un altro. Avanti. Ora prendete i pesi. Faremo sempre degli squat. Conoscete già i passaggi, ma voglio che stiate più ampi. Braccia in alto, sedetevi e spingete su. Sedetevi e spingete su. Attenetevi al vostro livello. Potete scendere di più se vi sentite sicuri, ma va bene in ogni caso. Tenete dritto il busto. Bene, continuate. Giù e su. Ancora. Non portate i pesi troppo in alto. Non dovete spingerli oltre la testa, ma dritto davanti al corpo. Ancora. Respirate. Busto eretto. Schiena dritta. Fatene ancora due. Giù. Spingete su. L'ultimo giù. E spingete su. Rilassate un attimo. Sciogliete e andiamo con la seconda serie. Di nuovo, nella prima serie avete lavorato sui fondamentali. Ora concentratevi sui movimenti. Andate giù, spingete su. Andate giù e poi su. Potete di nuovo immaginare una sedia dietro di voi. Ma non potete sedervi perché dovete lavorare con gli squat. Dovete far lavorare i glutei, le spalle, il busto. Non c'è una parte del corpo che non lavori in questo esercizio. Anche la mente lavora per concentrarsi. Dai, ancora tre. Forza! Dai, ancora tre. Giù e su. Quando andate giù, le gambe e le braccia sono giù. E quando salite su, salgono bene con voi. Posiamo i pesi. Riposiamoci un attimo. Potete anche bere un po' del vostro hydrate. Andiamo avanti con un altro esercizio, sempre per lavorare con gli squat e i glutei. Faremo infatti degli squat camminando. Quindi andate giù. Pronti? Braccia incrociate, tre piccoli passi verso questa parte. Passo, passo, passo e tornate. Passo, passo, passo. Ricordatevi sempre i livelli. Livello 1, squat leggeri a formare un angolo di 40 gradi. Livello 2, squat a 60 gradi. E livello 3, squat a 90 gradi. Bene così, continuate. Sempre busto eretto quando camminate. Concentratevi a tenere il busto dritto. Tornate. Ancora un'ultima volta. Respirate, sciogliete e vai con la seconda serie. Ricordatevi il vostro livello. I livelli sono importanti. Abbiamo squat a 40 gradi, 60 gradi e 90 gradi per lavorare tutti al meglio. In posizione sedetevi, petto in fuori, addominali contratti e andiamo. Passo, passo, passo e torniamo. Concentratevi molto bene. Se lavorate duramente, se siete delle mamme, se vi preparate per una maratona, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi sia il vostro sport, continuate ad esercitarvi, a rafforzare i quadricipiti, il busto e i glutei con questo esercizio. Bene, continuate. Ancora quattro. Ricordatevi di respirare. È così facile dimenticarsi di respirare bene durante gli esercizi. Invece è molto importante. Ancora uno e rilassate.
Sciogliete e prepariamoci per i nostri esercizi in allungo. Innanzitutto unite le mani all'altezza del petto. Contraete il busto e fate un passo in avanti in allungo. In allungo. Mantenete e tornate su. Ancora un passo lungo in avanti. Mantenete e tornate su. Ricordate i diversi livelli. Livello 1, passo in avanti non molto lungo. Busto sempre eretto. Lavorate bene con il torace senza scendere giù molto. Nel livello intermedio il passo è un po' più ampio. E nel livello 3 con Gary un bel passo lungo. Busto e schiena ben dritti. Respirate sempre. Fate sempre attenzione in questi esercizi quando spingete indietro con il busto. Questi esercizi sono una perfetta combinazione di flessibilità e forza, entrambe importanti per la stabilità. Busto sempre dritto. Continuate. Così, bene. Lavorate bene sui glutei e concentratevi quando spingete per tornare indietro. Spingete in avanti. Indietro. Continuate. Ancora uno. Bene. Una piccola pausa e poi una seconda serie. Pronti? Di nuovo in posizione di partenza. Contraete il busto, state dritti. Allungate in avanti e poi tornate su. Allungate e tornate su. Continuate. Busto dritto e respirate. Concentratevi sempre sui muscoli che lavorano e sulla spinta per tornare indietro. Perché durante il giorno i muscoli della parte anteriore del corpo sono spesso sollecitati. Allungatevi in avanti e concentratevi. Perché il corpo lavora duramente tutto il giorno e noi vogliamo correggere il vostro equilibrio mentre andate in avanti e indietro. Mentre andate in avanti, controllate che la posizione delle ginocchia sia corretta e tenete la schiena dritta. Continuate a respirare. Così. L'ultima volta su questo lato. Bene. Ora posizioniamoci sul pavimento. Cercate di mettervi in una posizione comoda di flessione, ricordando di mantenere le spalle in linea con i polsi. Corpo dritto, contraete su e rilasciate giù. Tirate su con tutta la forza e poi rilassate giù la schiena all'altezza delle spalle. Poi tornate su. Questo è un ottimo esercizio. Potete anche stare sulle ginocchia come vedete nel livello 1. Gli addominali si rafforzano e lavorano comunque gli stessi muscoli. Mantenete sempre il busto dritto. Bene. Respirate. Vedete la schiena che sale e scende? E in questo modo si rafforzano le spalle. È un esercizio duro, ma cercate di resistere. Fatene ancora due. Andate su e poi giù. L'ultimo e tornate ad allungarvi sulla schiena. Sentite l'allungamento e fate un respiro profondo prima di passare alla seconda serie. Pronti? Trovate la posizione. È importante che troviate prima la giusta posizione. Quindi troviamo la posizione e iniziamo. Per assicurarvi di avere la giusta curvatura della schiena, dovete immaginare di mettere qualcosa qui che non dovrebbe assolutamente muoversi. Continuate. Venite su e poi giù. Qui lavorano dei muscoli minori. Muscoli che non sono abituati a lavorare, ma che sono importanti per la stabilità. Continuate con l'esercizio. Concentratevi e vi sentirete veramente bene. Inspirate ed espirate. Continuate. Tenete duro, potete farcela. Fatene ancora due. L'ultima volta giù, spingete su e tornate giù ad allungarvi.
siamo già posizionati per l'esercizio successivo. Rimaniamo infatti in ginocchio nella posizione di flessione. Questa volta dobbiamo concentrarci sulla respirazione. Trovate la posizione e iniziamo. La testa è dritta, lo sguardo verso il pavimento. Il tutto per almeno 20 secondi. Vi dico io, basta. Concentratevi per mantenere la corretta posizione. Ben dritti. Potete tremare un po', ma non c'è problema. Bene, tornate in allungo. Come va, ragazzi? È sempre importante recuperare. Andiamo con la seconda serie. Mantenete, respirate, la schiena deve essere ben dritta. Se tremate, perché tutti tremiamo, sia che siate livello 1 o 3, il corpo vi dirà «Mettimi giù, mettimi giù!» Ma va bene, concentratevi sul busto e andate giù. Il prossimo esercizio è sempre nella stessa posizione, quindi prendete la giusta posizione ben fermi e aprite verso un lato assicurandovi che il petto sia in fuori, che le braccia siano allineate, ben fermi, e aprite verso un lato assicurandovi che il petto sia in fuori, che le braccia siano allineate, così, bene Gary. Ok, unite i talloni per mantenere l'equilibrio e rimanere ben dritti. Tornate in avanti, allungatevi sulle ginocchia per riposare. Fate un respiro profondo, un bel respiro. Riposizioniamoci come all'inizio e andiamo ad aprire sull'altro lato, sempre ben dritti. Bene, più ripetete questo esercizio e più vi rimarrà facile. Tornate giù al centro. Fate un respiro profondo. Un'ultima serie, so che potete farcela. Per aiutarvi, respirate profondamente. Trovate la posizione e iniziate. Aprite. Ricordate, va bene se tremate un po'. È normale. L'importante è che vi concentriate tenendo i fianchi alti e contratti. Anche se siete stanchi, salite bene. Tornate giù al centro e rilassate. Ancora all'altro lato. Dai, potete farcela. Respiro profondo. Trovate la forza necessaria e andate. Aprite. Con questo esercizio fate lavorare bene i glutei. Tenete in equilibrio il busto, concentratevi, respirate. So che potete farcela. Avanti. Se tremate un po' e vi fermate, va bene. Tornate giù al centro e poi tornate in piedi per un po' di stretching dei muscoli rilassante. Ricordatevi di tenere i gomiti, rilassate le spalle giù e concentratevi sulla respirazione. Tornate giù al centro e andate verso l'altra parte. Fate sempre attenzione alla postura, alla respirazione e alle spalle basse. Ora allungate la parte superiore della schiena. Afferrate un polso e spingete giù delicatamente. Sguardo sul braccio opposto. Sentite bene l'allungamento, tornate al centro e ripetete dall'altro lato. Lo stretching dopo ogni allenamento è molto importante. Tornate su al centro, afferrate di nuovo il polso e spingete in avanti per allungarlo bene. Tornate al centro e ripetete dall'altro lato. Spingete avanti, mantenete e rilassate. Ottimo lavoro! Avete lavorato bene in questa fase dell'allenamento. Ora recuperate le forze. Ci vediamo presto!